Notando una stanchezza nel parlare di mafia, nessuno vuole parlare di mafia se non in queste ricorrenze ufficiali. E la mafia non solo bisogna parlarla, l'antimafia bisogna praticarla ogni giorno con i comportamenti, con la nostra coerenza, e non solo dicendo ma anche facendo. E ieri io ho avuto la possibilità di parlare anche della commemorazione di Falcone e ho parlato anche dei Gattopardi. Ho parlato di coloro i quali in vita hanno combattuto, hanno diffamato, hanno deriso Falcone, definendolo, la parola più dolce era un visionario, la parola più dolce era uno sceriffo. Un montato di testa, un esaltato che pensava chissà chi sentiva di essere. In realtà era una persona che vedeva vent'anni avanti e nella realtà scattavano tra i colleghi molta invidia. C'è molta invidia perché loro non riuscivano a vedere quello che vedeva Falcone, non riuscivano ad essere credibili nei confronti della collettività come lo era Falcone. Hanno bisogno i poteri che utilizzano di mafia per contrastare altri poteri. Hanno bisogno nell'economia, cioè imprenditori faccendieri, imprenditori non puliti, che sono sul mercato non per fare economia ma per fare arricchimento, per fare un'economia predatoria. Hanno bisogno di sporco, hanno bisogno di mafia, hanno bisogno di soldi provenienti dal traffico di droga per riciclarla e per comprare nuove attività ed entrare sul mercato con un mazzo di carte truccate. E le carte truccate sono i soldi provenienti dal traffico di cocaina. Quindi quest'anno e mezzo di Covid, il PNRR, la guerra creeranno delle grandi opportunità, stanno creando delle grandi opportunità. Lei pensi che molte aziende non riusciranno ad aprire, a riaprire, non sono riuscite a riaprire. Quindi saranno vendute a prezzi stracciati, a prezzi da outlet, queste grandi aziende. Lei pensi che adesso, quando finirà la guerra, le mafie saranno pronte ad andare lì a rifornirsi di armi? La stessa cosa come è successa in Bosnia e in Montenegro. Io ricordo che in quell'epoca ho fatto diverse indagini dove ho visto, ho dimostrato come l'andrangheta è andata lì a comprare Kalashnikov a 750 euro l'uno, come l'andrangheta portava cocaina in Puglia e in cambio la Sacra Colonnita gli dava armi che a sua volta aveva comprato in Bosnia. Perché ogni famiglia in Bosnia aveva 4-5 Kalashnikov, 2-3 bazooka, aveva 10 kg di esplosivo. E poi ovviamente per fame parte di queste armi le hanno vendute e le ha comprate la criminalità organizzata. Ora ovviamente i nuovi armamenti sono 10 volte più potenti di un bazooka e quindi il pericolo aumenta per noi, l'esposizione aumenta per noi. E allora bisognerebbe stare molto attenti in come controllare questa cessione di armi all'Ucraina. È possibile ridurre le mafie anche del 90% in 10 anni, se ci fosse
un potere politico con piena volontà di combattere le mafie. Purtroppo non vedo all'orizzonte un partito politico, non vedo all'orizzonte un progetto, un'idea che possa veramente avere a cuore l'eliminazione delle mafie. Ho parlato di 90%, non ho parlato di 100%, perché resta una piccola parte che non dipende solo dal potere politico, quindi dal legislatore, ma dipende dalla cultura, dall'istruzione e dalla cultura di ognuno di noi. Perché noi, anche se ci riteniamo persone normali, per bene, nella realtà poi, certe volte, quando riteniamo di aver subito un'ingiustizia, poi reagiamo in modo mafioso. È importante, è fondamentale, è importante quanto fare le indagini. Andare in giro quando mi è possibile, io oggi sono in ferie, mi prendo le ferie quando non sono in ufficio e li utilizzo per parlare ai ragazzi, andare nelle scuole e spiegare ai ragazzi perché non conviene delinquere. Il mio non è un approccio morale o etico, è un approccio economico. Io parlo di convenienza a delinquere. Oggi ai giovani non si può parlare di morale o di etica, non saremmo ascoltati. Oggi ai giovani bisogna parlare il loro linguaggio. Quanto guadagna un corriere di cocaina? Quanto guadagna un idraulico? Cosa rischio facendo il corriere di cocaina? Cosa rischio facendo l'idraulico? Allora, partendo da questi esempi elementari, basilari, vuol dire parlare il loro linguaggio, sedersi con loro sul muretto e incominciare a conversare con il loro linguaggio. Questa è l'unica via per potersi approcciare ai ragazzi, partendo dal loro quotidiano, poi pian piano, se siamo credibili, riusciamo a portarli a un ragionamento più alto, a un ragionamento che serve per il loro futuro. Noi facciamo un lavoro molto molto stressante. Io almeno dal 1989 vivo blindato e man mano che passano gli anni ho sempre meno spazi fisici, ma nella mia testa sono molto libero, sono un uomo molto libero. Perché posso dire quello che altri che non hanno la scorta non possono dire. Cioè posso dire quello che penso, perché mi sono costruito una vita, mi sono messo nelle condizioni di non chiedere niente a nessuno. E quindi posso dire in faccia quello che penso, anche ai potenti. E questo mi costa, ha un prezzo. Allora, per il lavoro che facciamo, perché io coordino una grande squadra di giovani magistrati, una grande squadra di bravissimi investigatori. E questo mi consente quindi di fare cose importanti. Però abbiamo dei momenti in cui di difficoltà, dei momenti in cui c'è tanta tensione, dei momenti in cui sentiamo la lingua amara per la paura. E allora l'abbraccio dei ragazzi, l'attenzione dei ragazzi ci dà ossigeno, ci dà benzina per andare avanti.